abbiamo avuto tutti l'occasione di incontrarlo, o incontrarla, o qualsiasi cosa essa sia. All'angolo dell'occhio, ferma lì, senza vita, semplicemente un'ombra. Si mostra sempre quando sei da solo. Lo so che l'hai vista anche tu, tutti l'abbiamo vista. Sai che si trova lì con te in quella stanza in questo momento, ma tu lo negherai, solo per sentirti al sicuro dirai che non è reale, ma è reale. La tua mente non gioca brutti scherzi, semplicemente guardati intorno. Controlla l'angolo dell'occhio, ma non guardare troppo lungo, non vorrai allarmarla. Probabilmente si trova dietro di te, o magari sta guardando da sopra la tua spalla. Blocca il telefono o sospendi il tuo computer e guarda il riflesso nel monitor. L'hai vista per un breve momento. Non spaventarti, non sai come potrebbe reagire. Capisci ora? È sempre stata lì, aspettando una tua reazione. Il mostro sotto al letto quando eri bambino, il cigolio e i tonfi di qualcuno che cammina per casa tua a tarda notte, i sussurri e le voci casuali che senti, la cosa sul sedile posteriore della tua auto quando guardi lo specchietto retrovisore a tarda notte. Vai avanti, continua a negarlo. Dici che non è reale? Quindi perché hai paura? Perché ti sei sentito spaventato per un momento? Perché ti volti nel letto e ti copri la faccia con la coperta quando dormi? Perché alzi il volume dello stereo quando guidi? Perché ti senti a disagio proprio adesso? L'ho negato anch'io, lo ammetto. Non volevo credere che qualcosa fosse sempre dietro di me in attesa di fare tutto ciò che volesse. Fino a quando, la settimana scorsa, l'ho vista. Non con la coda dell'occhio. Non sul sedile posteriore della macchina, non sotto il letto, l'ho vista direttamente davanti a me. Avevo letto uno stupido articolo collegato a una pubblicità di un video su YouTube. Parlava di queste cose. C'erano storie su cosa facessero e cosa potessero fare, sui pericoli del parlare con loro. Insomma, le classiche boiate a cui non crederesti mai. Ma c'erano anche le istruzioni per farlo parlare con te. Avevo deciso di fare un tentativo spinto dalla curiosità. Vorrei non averlo fatto, ma avevo seguito le istruzioni alla lettera. Come previsto, nulla. La notte successiva, ancora nulla. Ma la terza notte, alle 11, con tutte le luci spente pronto ad andare a dormire, era lì, sull'uscio della mia camera. Ho potuto vedere, solo per un momento, la testa di quella cosa sbirciare dentro la stanza. Era solo un'ombra. La stanza era troppo buia, ma l'ho vista chiaramente. Quella è stata la prima volta che la vedevo direttamente di fronte a me. L'ho chiamata, come da istruzioni. Le ho detto che non mi sarei mai mosso e che non avrei mai parlato a nessuno di lei. Nulla. Ho provato per alcuni minuti a farla tornare, ma nulla accadde. Poco dopo mi sono addormentato, quindi non so che cosa sia successo durante il resto della notte. Ho provato però di nuovo la notte successiva. Questa è la notte che mi ricorderà di non chiamare mai più quella cosa per il resto della mia vita. Ma prima che ti dica di che cosa è successo quella notte, voglio darti le istruzioni affinché tu possa chiamarla per conto tuo. Perché se lo facessi dopo averti raccontato tutta la storia, non vorrai più ascoltarmi. Ti avverto, fallo solo se ti senti molto coraggioso. Sono serio, non farlo se non sei in grado di gestire le conseguenze. Passo numero 1. Devi darle un nome, così sarai in grado di riconoscerla. Scegli un nome che ti ha causato un trauma o del dolore passato. Questo aiuta parecchio. Passo numero 2. Trova un modo per farla uscire allo scoperto. Guarda un film horror o leggi un libro terrificante. Qualsiasi cosa che ti faccia provare paura. Queste cose si cibano delle tue paure. Passo numero 3. Quando arriva sentirai la sua presenza, ne avvertirai la sagoma all'angolo dell'occhio. Chiamala usando il nome che hai scelto. Dille di mostrarsi, dille bugie, dille che non ti muoverai. Continua così fino a quando non sentirai la tua paura congelarti il sangue nelle vene. Capirai cosa intendo nel momento esatto in cui la proverai. Poi fermati
Qualsiasi cosa capiterà dopo, non è mia responsabilità. Hai scelto tu di continuare. E io ti ho avvisato di non farlo, ma tu non mi hai ascoltato. La quarta notte, mi sono svegliato in preda a un panico primordiale. Quella cosa era seduta proprio accanto a me, ai piedi del letto. Tutta nera, tutta ombra. Era alta, altissima. Potevo vederne solo gli occhi di un bianco luminoso e i denti grigi mentre cominciava a muoversi verso di me. Non avevo mai avuto così tanta paura in tutta la mia vita. Volevo urlare, mi sentivo congelato, non potevo muovermi e non potevo staccarle gli occhi di dosso. Nel frattempo, Osa si era spostata sopra di me e si era piegata verso la mia faccia. Era rimasta così per qualche minuto, a godersi il mio terrore prima di andarsene, molto lentamente. 2 giorni sono passati e non è ancora successo nulla, ma so che tornerà, me lo sento. Ti aggiornerò se qualcosa dovesse succedere nel frattempo. Di nuovo, stai attento, non devi farlo.